L'avviso comune conclude un lungo e non facile percorso negoziale tenacemente portato avanti dalla CISL, anche se non privo di difficoltà e ostacoli, convinti che l'eccezionalità dell'evento richieda adeguate regole di flessibilità e di tutele, non sempre queste previste dai contratti nazionali e dalle leggi vigenti, dalle leggi in vigore. Con l'avviso comune si intende promuovere e orientare la definizione di veri e propri accordi sindacali territoriali e aziendali con i quali applicare le linee indicate e negoziare soluzioni stringenti e indicative in tema di flessibilità del mercato del lavoro, tutele e politiche attive del lavoro. Anche a Bergamo questa può e deve rappresentare una opportunità. Registriamo dati sulla disoccupazione, seppur minori della media nazionale, straordinari per il nostro territorio. Abbiamo il 7,4% a fine 2013 e in questi mesi purtroppo non è diminuita, una disoccupazione più che raddoppiata rispetto all'inizio della crisi, il 29,4% la disoccupazione dei giovani fra i 15 e i 24 anni, il 15,2% dei giovani fra i 18 e i 29 anni. Fra gli over 45 e le donne la situazione non è purtroppo più incoraggiante. E allora, con il pragmatismo che ci contraddistingue sia come organizzazione che come territorio, proviamo a fare squadra e mettere in campo soluzioni reali, concrete, in linea con gli impegni dell'avviso comune. Un esempio, mi viene da dire, può essere l'applicazione del protocollo sulla nuova occupazione e flessibilità che contiene anche, ricordo, la possibilità di ricorso alla staffetta o ponte generazionale fatto e sottoscritto il 10 marzo scorso con Confindustria, che mi pare si integri con lo spirito dell'avviso comune fatto con Regione Lombardia. Serve uno spirito pionieristico per far sì che nel contesto dei contenuti dell'avviso le imprese, ma anche i servizi, il commercio, gli artigiani, in accordo con le nostre categorie definiscano accordi che vanno nelle linee indicate. Ne ricordo brevemente alcune linee indicate dall'avviso comune. L'azzeramento del dualismo delle politiche del lavoro tra subordinati, Cocopro, partite IVA, e non in aziende coinvolte dall'evento. Secondo, definizione con confronto con Asso Lavoro di apposite flessibilità per i lavoratori somministrati. Terzo, privilegio delle assunzioni delle fasce più deboli, over 50, disoccupati di lunga durata, giovani e donne. Quarto, intervenire nella contrattazione per agevolare la flessibilità delle mansioni ed organizzativa. A questo proposito, l'accordo Tenaris Damine, sottoscritto recentemente nei giorni scorsi, a mio parere, coglie questo intento e questa filosofia. Valorizzazione dell'istituto dell'apprendistato e, per ultimo, delle linee guida che sinteticamente richiamo, i contratti a tempo determinato di somministrazione vengono individuati come prevalenti al fine di soddisfare le esigenze di flessibilità. Questi quindi, in sintesi, alcuni dei contenuti fondamentali dell'avviso. Questa è una sfida alta che le parti sociali, le organizzazioni di rappresentanza e Regione Lombardia si sono date. A Bergamo siamo tutti impegnati a raccogliere questa sfida e a rilanciarla con accordi in tutti i diversi settori qui rappresentati. La CISL è pronta a discutere e trovare le più opportune soluzioni contrattuali, senza demagogia, con spirito costruttivo e con l'unico fine di cogliere l'opportunità storica di Expo 2015 per creare le condizioni per la crescita occupazionale sul nostro territorio.